Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di una nuova console Hambernic, uno dei marchi più rinomati per quanto riguarda le console retro gaming. Adesso ha introdotto nel suo catalogo questa nuova console entry level, la RG40XXV, una console ragazzi per rapporto qualità prezzo sicuramente interessante. Questa console viene venduta a meno di 65 euro, vi lascio qua sotto il link in descrizione, e se riesco a recuperare anche coupon sconto che vi abbassa ulteriormente il prezzo, lo troverete sicuramente sempre qua sotto. Questa console è una console ragazzi che è la entry level per quanto riguarda Hambernic, ma ha funzioni sicuramente molto molto interessanti anche in questa fascia di prezzo, sì, perché poi anche la qualità rimane sempre quella di Hambernic. Quindi prima di vederla da vicino direi di vedere cosa c'è all'interno della confezione una volta che ci arriva a casa. La scatola è nello stesso stile Hambernic di tutte le console che produce ultimamente. Abbiamo l'imbottitura protettiva, dopodiché troviamo subito lei, la RG40XXV, una console da ragazzi davvero davvero bella. Poi adesso la guarderemo nel dettaglio, questa in colore nero, che poi alla fine è un nero trasparente, poi c'è la versione bianca e la versione viola. Dopodiché qua sotto abbiamo il manuale di istruzioni, semplice, in lingua cinese ed inglese, che ci dà la possibilità di capire la combinazione di tasti per attivare e disattivare funzioni o per uscire dai vari emulatori, regolare il LED che abbiamo intorno al joystick, perché qua abbiamo dei LED colorati che si vanno a accendere, quindi sono istruzioni necessarie per capire determinate combinazioni di tasti e modificare le impostazioni della console. Dopodiché abbiamo una piccola scatoletta dove al suo interno abbiamo il cavo di ricarica, che è un cavo USB, USB Type-C. Quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno della confezione. Adesso guardiamo da vicino la Hambernic RG40XXV. Ed eccola qua, Hambernic RG40XXV. Lei è una console, come abbiamo detto, entry level, quindi una console non dalle prestazioni incredibili, non la più performante delle Hambernic, ma sicuramente una console molto molto concreta per il prezzo con cui la andiamo a pagare. Al suo interno abbiamo un processore Cortex quad core da 1,5 GHz, delle batterie da 3200 mAh che ci danno la possibilità di giocare fino a 6 ore. Abbiamo un display da 4 pollici IPS con una risoluzione di 640x480 e con un angolo di visione, come vedrete dopo quando lo andiamo a provare, davvero davvero fantastico. Quindi un display spettacolare per quanto riguarda la sua dimensione per l'utilizzo di una console portatile. Quindi abbiamo un giusto rapporto per quanto riguarda i nostri giochi arcade. Per quanto riguarda il suo software, abbiamo al suo interno Linux versione 64 bit e ovviamente tutto questo gira con pochissima RAM, perché come sapete Linux ha bisogno di poca RAM, infatti lei monta una RAM da 1 giga, quindi poca RAM, però Linux non ha bisogno di tanta tanta RAM per funzionare. Se avesse installato un sistema operativo Android avrebbe avuto bisogno di molta molta più RAM. Poi ovviamente se fossero stati 2 giga sarebbe stato meglio, però per quanto riguarda le sue connessioni abbiamo qua sotto la presa Type-C per la ricarica, la presa jack per le cuffie, da questa parte abbiamo uno slot per schede SD, dove vedete ne abbiamo già una inserita che è da 64 giga, dove c'è installato il sistema operativo e già 5000 ROM. Poi è possibile acquistare invece la versione dove abbiamo da questa parte 64 giga col sistema operativo, mentre da questa parte che vedete adesso è vuota abbiamo un altro slot per micro schede SD, dove è possibile inserirne appunto un'altra con molte molte più ROM. Quindi in base alla versione che andate a acquistare potreste avere inserita una sola micro SD o avere già inserito due micro SD. Comunque gli slot per le micro SD sono due. Poi qua sopra abbiamo una parte molto interessante, abbiamo una presa mini HDMI. Cosa vuol dire? Che da questa porta possiamo andare con un cavo mini HDMI a HDMI a collegarla direttamente ad un monitor o al nostro televisore della nostra sala, quindi veramente figo, perché tutto quello che lei riprodurrà lo riprodurrà direttamente sul nostro televisore o sul nostro monitor, e questo la rende veramente interessante. E in più, essendo una console come vi ho detto comunque molto completa, anche se entry level,
Level abbiamo connessione Wi-Fi e connessione Bluetooth. La connessione Wi-Fi che ci permette ovviamente di connetterci al Wi-Fi della nostra abitazione e ci dà anche la possibilità, questo, di se abbiamo due console come lei, di connettersi una all'altra e di giocare in multiplayer con due console. E in più abbiamo la connessione Bluetooth. Perché la connessione Bluetooth? Perché possiamo andare ad abbinare a lei un controller Bluetooth che possiamo andare a collegargli e potremo utilizzare lei, una volta collegata al televisore, usare lei solo come console che trasmette appunto i giochi all'interno della nostra televisione, e con un controller come questo per esempio potremmo giocare tranquillamente in un monitor o in una televisione. Quindi questo è tutto quello che lei ha dal punto di vista hardware e software. Adesso però vediamola in azione, quindi andiamo ad accenderla e vediamo come si presenta una volta che andiamo ad accendere questa piccola console entry level di Ambernic RG40XXV. Prima di andare ad accenderla guardiamo i tasti fisici che abbiamo disponibile. Abbiamo un joystick, una croce direzionale, un tasto select, un tasto start, un tasto menu, classici tasti con le lettere B, A, X, Y, poi da questa parte abbiamo il tasto d'accensione, il tasto reset, mentre dietro abbiamo R1, R2, L2, L1, mentre da questa parte abbiamo il tasto del volume più e meno. Quindi questo è tutto quello che abbiamo per quanto riguarda i tasti. Adesso direi di andare ad accenderla. Per accenderla è semplicissimo, teniamo premuto qualche secondo il tasto qua laterale e voilà, vedete che è già apparso il logo Ambernic. Quindi a questo punto aspettiamo che si avvii la console, perché adesso era completamente spenta, quindi non era in stand by. Perfetto, questo è il front end che adesso ci propone Ambernic, diverso dai soliti front end che avevo recensito ultimamente. Abbiamo, vedete, delle icone che possiamo andare a selezionare. Abbiamo la prima icona con il simbolo della console. Se io vado a fare A, vedete, abbiamo tutte le console disponibili, o meglio tutti gli emulatori disponibili, e ne abbiamo 30. Sì, avete capito bene, abbiamo 30 emulatori. Poi se mi sposto da questa parte abbiamo gli emulatori sempre messi in un altro modo, con i vari loghi che ci fa capire meglio che tipo di emulatore stiamo per andare a selezionare. E ragazzi, guardate quanti ce n'è veramente di ogni tipo. Lei con la sua tipologia di hardware può riprodurre fino a la PSP, quindi PSP e PlayStation 1, questo è il massimo che può riprodurre lei con l'hardware che ha installato, quindi non arriva alla PlayStation 2, perché parliamo di una console, ragazzi, entry level. E Ambernic normalmente non spinge mai le sue console a fare qualcosa che poi non riescono a fare in maniera, diciamo, decente. Quindi se avesse inserito per esempio la possibilità di giocare a PS2, poi i giochi avrebbero girato malissimo o laggavano tantissimo o non si caricavano nemmeno. Ambernic normalmente queste cose non le fa. Quindi qua abbiamo sicuramente qualcosa di completo lo stesso, perché abbiamo comunque 30 emulatori. Dopodiché, uscendo da qua, entriamo in questa altra icona che ci fa capire che qua possiamo vedere, vedete, video, ascoltare musica, leggere libri, aprire file, quindi una sorta di interfaccia per tutti i tipi di file che vogliamo andare a visionare. Quindi dovessimo andare ad inserire una micro SD con dei video, della musica, potremmo tranquillamente andarli ad aprire e guardare all'interno di questo display. Poi abbiamo i preferiti, dove vedete io ho salvato alcuni giochi che ho potuto mettere nei preferiti e posso andare a far partire rapidamente. Da questa parte vedete abbiamo la lente di ingrandimento che serve ovviamente per andare a cercare i giochi per nome. All'interno dei vari emulatori non riusciamo a trovarli, basta andare qui, scrivere per esempio, che ne so, Bubble Bobble, e vedete che lui già ci sta suggerendo, eccolo qua, vedete, se uno già ce l'avevo salvato nei preferiti, ma vedete che ci sta già indicando con l'inizio di queste tre lettere i giochi disponibili. Quindi usciamo anche da qua e poi abbiamo l'ingranaggio che ovviamente ci fa capire tutte le impostazioni. Come vi dicevo, lei è molto completa, anche se purtroppo, vedete, non abbiamo l'italiano. Abbiamo tante lingue, ma l'italiano purtroppo non è disponibile, quindi io allora ho lasciato l'inglese, però poi uno può decidere di lasciare quello che vuole. Adesso direi di vederla in azione, quindi direi di far partire qualcosa che ho nei preferiti. Per esempio iniziamo con Bubble Bobble, vediamo, molto veloce ovviamente nel caricamento, i giochi mame,
guardate com'è giusta la proporzione che abbiamo per quanto riguarda il display. Vi ricordo che è un display da 4 pollici e sicuramente molto molto interessante anche per quanto riguarda appunto la visibilità quando andiamo ad inclinarlo. Guardate come rimane sempre molto visibile, rimane davvero molto molto visibile anche quando lo andiamo ad inclinare. Quindi andiamo a fare uno start. Ed ecco ragazzi, secondo me davvero ottimo, cioè vi ricordo che è una console ragazzi molto entry level per quanto riguarda Ambernic. Ambernic non fa prodotti diciamo scadenti, lei fa sempre console di buonissimo livello e sicuramente questa è una console di buonissimo livello ad un giusto prezzo per quanto riguarda l'entry level. Per uscire da quello che sono gli emulatori semplici basta cliccare il tasto start più il tasto menu contemporaneamente, vedete, e ci dà la possibilità a questo punto di uscire dal gioco, salvare il gioco, quindi continuare poi successivamente il gioco quando lo andremo a riprendere, o praticamente come faremo adesso, exit game, quindi uscire senza nessunissimo problema. Usciamo e lei tornerà nell'interfaccia degli emulatori, o per quanto riguarda in questo caso dei preferiti, perché io ero all'interno dei preferiti. Proviamo adesso a entrare direttamente nell'interfaccia degli emulatori. Proviamo ad andare su PSP, che è comunque uno di quegli emulatori pesanti, quindi che è difficile andare a riprodurre. Andiamo a fare Metaslug e vediamo come si comporta questa piccola Ambernic RG40XXV. Comunque sono sempre emozionato quando tengo in mano queste piccole console che riproducono questi giochi veramente incredibili. Cioè guardate ragazzi, è super fluido, super super fluido. Vedete che qua adesso cliccando tasto select e menu torniamo nella schermata in cui ci permette di fare varie situazioni, per cui salvare anche la partita nel punto in cui siamo arrivati o uscire direttamente dall'emulatore, quindi passare ad altro. Vedete che adesso stiamo uscendo e torneremo nella schermata dove abbiamo tutti gli emulatori disponibili. Adesso proviamo a fare un Tekken 6, sempre di PSP. Vedete che anche i tempi di caricamento comunque sono molto accettabili per l'hardware che abbiamo all'interno di questa piccola console, perché vi ricordo che è una entry level, meno di 65 euro ragazzi per questa console. Abbiamo avuto un lag iniziale, adesso vediamo se continua. Questo un po' lo sta soffrendo, un pochino sta soffrendo, sentite anche nel sound. Qua gli FPS stanno scendendo e stanno scendendo drasticamente. E comunque questo è un gioco PSP ed è un gioco pesante da far girare, stiamo parlando di Tekken 6. Adesso usciamo anche da qua, quindi torniamo sempre nella schermata dove possiamo salvare o uscire. Perfetto, e torniamo negli emulatori. Quindi questo è il limite massimo, abbiamo visto, cioè la PSP su certi giochi. Col gioco precedente Metaslug funzionava benissimo senza troppi problemi, mentre con Tekken 6 già si vedeva dei lag, la fluidità andava un po' a perdersi, perché comunque è il limite massimo che può arrivare questa console per quanto riguarda l'hardware. Vedete che abbiamo veramente tantissime console. Proviamo adesso a far riprodurre qualcosa di storico. Direi di provare un Wonder Boy, uno dei miei giochi preferiti anche questo, insieme a Bubble Bobble. Poi a me di questo gioco mi faceva impazzire la musichetta, era troppo bella. Cioè ragazzi, veramente spettacolo. Questi ovviamente girano benissimo i giochi MAME, senza nessunissimo problema.
adesso mi sono bruciato perché mentre parlo ovviamente non riesco a giocare. Allora usciamo anche da questo, proviamo ad andare adesso in un emulatore Sega. Vedete quanti giochi che abbiamo anche all'interno di questo emulatore. Abbiamo anche un FIFA 96 che io andrei a vedere. Un bel FIFA 96 ci sta andare a vederlo, ragazzi. Vedete il logo eSport, probabilmente prima versione. Partiamo subito con un Italia-Brasile. Qua ragazzi siamo, come abbiamo visto, in un emulatore Sega. Ragazzi, si capisce niente. Fantastico. No, 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 no. Che anticipo, che anticipo. L'ho messo giù, l'ho messo giù. Ne ho messo giù un altro. No, 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 no. No, no, no. Dai, stavo facendo un'azione bellissima. Usciamo prima di prendere il gol, così è finita 0-0. Quindi ragazzi, capite che possiamo giocare veramente a tutto, ovviamente tutto sta anche in un hardware low cost, quindi un entry level, quindi a certe cose bisogna scendere a dei compromessi ovviamente, però sicuramente ci dà la possibilità di giocare veramente a tantissimo. Qua abbiamo 5000 ROMs inclusi in questa versione, quella diciamo quella con meno ROMs, poi come troverete poi nel link in descrizione ci sono disponibili anche versioni con più ROMs come abbiamo detto, e sempre all'interno della pagina d'acquisto che vi lascio, se la fate scorrere trovate tutti i PDF con i giochi inclusi in base alla quantità di giga che andate ad acquistare per quanto riguarda la memoria. Quindi se acquistate 5000 ROMs ci sarà la lista dei giochi disponibili all'interno di quei 5000 ROMs, se acquistate le memorie con più ROMs avrete la lista con le ROMs incluse all'interno di quella memoria. Quindi ragazzi, veramente fantastico, date un'occhiata perché è interessante anche sapere che giochi disponibili abbiamo una volta che acquistiamo queste piccole console, oltre ovviamente a tutto il resto, ma una cosa importante ovviamente è anche quella, sapere a cosa potremmo giocare. Quindi ragazzi, questa è Ambernic RG40XXV, come avete visto una console entry level di qualità per quanto riguarda i materiali, come ci ha sempre abituato Ambernic. Ovviamente essendo una entry level bisogna scendere ogni tanto a dei compromessi, come avete visto tipo con Tekken 6 per la PSP, per una console con un hardware ovviamente non assurdissimo, però nel suo complesso di ROM riprodotte direi che è tanta tanta roba per quanto riguarda uno dei marchi più rinomati per quanto riguarda il retro gaming. Quindi una piccola console che però ci dà anche tantissime possibilità di utilizzo. I suoi punti di forza sono sicuramente il display, la possibilità di andarla a collegare anche al televisore tramite la porta mini HDMI, la possibilità ovviamente di aumentare la sua espansione di ROM con due slot per quanto riguarda le micro SD, quindi tanti dettagli che la rendono una console super appetibile. E poi anche dal punto di vista dell'interfaccia di utilizzo sicuramente molto molto semplice, quindi è quello che mi piace a me in una console, avere la semplicità di utilizzo, avere subito un approccio immediato e capire subito come funziona il tutto è sicuramente interessante. Peccato che non abbia anche la lingua italiana nel menu, però vabbè, non è essenziale perché comunque si capisce tranquillamente lo stesso, però visto che ci sono tante lingue anche l'italiano non ci sarebbe stato male. E poi anche il fatto di avere una batteria da 3200 mAh che ci dà circa 6 ore di utilizzo è interessante. E tutto questo ragazzi, come vi ho detto in questo video, una console che costa meno di 65 euro, anzi con il coupon sconto, se riesco a recuperarli, che troverete qua sotto in descrizione, nel caso li riesco a recuperare abbasserete ulteriormente il prezzo, è davvero tanta tanta roba perché abbiamo 30 emulatori, 5000 ROM incluse, e quindi capite che a questo prezzo una console comunque di marchio Ambernic è davvero notevole. E se questo mio video in cui vi ho portato questa piccola console novità di Ambernic entry level, la RG40XXV, vi è piaciuta, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, tanti reel riguardanti la simulazione arrivano su Instagram. Sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia
tecnologia in generale, anche direi ovviamente se avrai coupon sconto o verrà messa in sconto la troverete sicuramente nel mio canale Telegram Offerte, oltre che qua sotto in descrizione. Vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove posto tutti i prodotti che non tengo per me e rivendo a prezzi davvero super scontati, anche perché li ho utilizzati praticamente solo per la recensione, sono praticamente nuovi, quindi magari anche lei la potreste trovare proprio lì in Usati Poco da un Nerd e Mezzo. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa piccola RG40 XXV. Ciao e al prossimo video!